Gianclaudio Torlizzi, T-Commodity, founder di T-Commodity, buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti, anzi, bentornato nei nostri studi. Grazie, grazie dell'invito. Oggi naturalmente il lancio sulle fonti di materia rara che tra poco vi faremo vedere attentamente e non soltanto, andremo a capire in sintesi di che cosa parla il libro di Gianclaudio Torlizzi, ma soprattutto ci sono stati dei concetti che hai introdotto da un bel po' di tempo, fra le quali la stessa stagflazione. Partiamo proprio da questo punto, vorrei far vedere ai nostri telespettatori nuovamente il PPI oggi negli Stati Uniti, ciò che ha sorpreso e che ha battuto le attese su tutti i punti di vista, cioè PPI su base annuale al 9,6%, poi su base mensile dello 0,8%, ma anche il core, il dato core ha strabattuto le attese. Volevo capire proprio in anticipo della riunione della Federal Reserve di domani, ci sono dei rischi concreti di stagflazione, che è un fenomeno che tu hai introdotto anche sulle fonti un bel po' di mesi fa? Ma i rischi allora diciamo che sono tendenzialmente più concreti in Europa che non negli Stati Uniti. Teniamo conto sempre che in Europa i prezzi stanno salendo in maniera sostenuta, però il PIL nel quarto trimestre di quest'anno comunque dovrebbe crescere su base trimestrale intorno all'8%, quindi abbiamo comunque una tenuta forte del PIL che dovrebbe scongiurare uno scenario di stagflazione, anche se l'impetuosità della crescita dei prezzi è tale per cui i salari reali negli Stati Uniti comunque sono già con il segno negativo, quindi c'è comunque già un principio di allarme. Per quello che riguarda invece l'Europa, la situazione è ancora più, secondo me, complicata, perché non abbiamo ancora avuto nessun tipo di segnale al rialzo dei salari e quindi abbiamo un impatto legato all'inflazione molto più legato alla tensione sulle supply chain che non alla tenuta dei consumi, alla riaccelerazione dei consumi, come è stato invece il caso degli Stati Uniti. Non dimentichiamoci che la cosiddetta Biden inflation, cioè quel fenomeno di aumento dei prezzi che in qualche maniera è incorporato nelle politiche fiscali di Biden, in Europa è molto più tenue perché la spinta fiscale è stata molto più bassa che non negli Stati Uniti. Quindi gran parte dell'inflazione in Europa è determinata dai colli di bottiglia che si sono sviluppati lungo le supply chain e che sono destinati a rimanere tali ancora per parecchio tempo, anche in considerazione delle nuova variante sudafricana che in Asia si sta già traducendo in nuovi blocchi sul fronte della logistica. E quindi il rischio c'è e rimane, e appunto in Europa è ancora più forte, perché se negli Stati Uniti comunque, anche per ragioni legate al meteo, abbiamo assistito negli ultimi 2 settimane a un forte calo del prezzo del gas naturale, questo invece non sta avvenendo in Europa. In Europa invece, a differenza degli Stati Uniti, ma anche a differenza della Cina, non dimentichiamoci che la Cina ha compiuto negli ultimi mesi un dietrofront clamoroso sul fronte delle politiche climatiche, che ha prodotto un crash dei prezzi del carbone e quindi ha stemperato l'energy crunch, che comunque ha attanagliato anche la Cina. Questo invece non sta avvenendo in Europa. Non sta avvenendo in Europa per 2 motivi. Primo, perché l'Europa fondamentalmente persegue delle politiche climatiche, quindi senza in realtà dosarle come invece andrebbe fatto in questo momento, e sia perché è entrata adesso nella partita geostrategica tra Stati Uniti e Russia il gasdotto Nord Stream 2, senza il quale andiamo in grossa difficoltà, in grande carenza di gas. Assolutamente, sì, hai toccato un punto molto interessante. Fra le altre cose, ieri diciamo la prima mossa, se vogliamo chiamarla concreta, da parte dell'Unione Europea per poter, tra virgolette, sfidare la Russia, ha annunciato ovviamente nel proprio piano pacchetto di dicembre sull'energia, estremamente importante fra le altre cose, che ci sarà una novità, e cioè biogas, stoccaggi e acquisti comuni di metano. Come valuti questa mossa e credi che possa essere effettivamente game changer? No, non sarà secondo me un game changer. Innanzitutto non sarà un game changer per l'Italia, che nei confronti invece degli altri paesi europei ha un livello di scorte più alto. Quindi questa condivisione delle scorte per i nostri interessi nazionali è comunque negativo fondamentalmente. E poi comunque non avrà nessun tipo di effetto sui prezzi. I prezzi sono ovviamente hanno come base il contratto TTF quotato ad Amsterdam, che è un contratto europeo che appunto quindi fa riferimento a livello generale di scorte europee, e quindi la condivisione fondamentalmente
delle scorte stesse non avrà nessun tipo di effetto sull'andamento dei prezzi. In questo momento sono tre gli elementi che possono determinare un ribasso dei prezzi: lo sblocco sul Nord Stream 2, che però sembra molto complicato a questo punto, soprattutto dopo l'ultimo stop della Germania, che per ragioni fondamentalmente politiche non ha ancora certificato il gasdotto. Un secondo elemento può essere un inverno molto caldo che riduca fortemente i consumi, e un terzo driver, che è quello che meno ci auguriamo ma forse è quello più probabile, un forte rallentamento della produzione industriale in Europa. Quello a quel punto avrebbe un effetto ovviamente di discesa dei consumi e quindi di raffreddamento dei prezzi. Ecco, hai menzionato il Nord Stream 2, un progetto piuttosto importante. Giusto per capirci, l'Europa possa essere indipendente dalla Russia in termini di gas naturale nel medio termine? Ma assolutamente no, secondo me. La Russia rimane un fornitore fondamentale per l'Europa, tuttora incide per il 40% delle scorte di gas, quindi dalla Russia secondo me non si può prescindere. Io sono anzi fautore di un ritorno ai contratti di fornitura di lungo termine con Gazprom, in maniera tale da assicurarsi una stabilità dell'approvvigionamento. Questo ovviamente non vuol dire che poi l'Europa non debba perseguire una politica di diversificazione delle scorte, e quindi innanzitutto premendo sugli americani affinché inizino ad esportare gas in Europa, perché questo è il grande assente, è stato ovviamente lo shale gas americano, che in quest'ultimo anno ha preferito andare in Asia piuttosto che in Europa, ovviamente anche per ragioni economiche, non lo metto in dubbio, però in un quadro di accordi geostrategici una maggiore disponibilità di gas dagli Stati Uniti farebbe bene. E l'Italia inoltre deve sfruttare il suo posizione nel Mediterraneo per far sì ovviamente di aumentare le importazioni di gas dal Nord Africa, che per noi è un fornitore estremamente importante e che ci ha permesso e ci permette tuttora di avere un livello di scorte di gas superiori rispetto al resto dei paesi europei. Ecco, volevo toccare un altro punto che effettivamente è anche, direi, un punto importante nel tuo libro. Come detto, tra poco lo mostreremo benissimo ai nostri telespettatori. Infatti, in materia rara tu stai spiegando come la pandemia e il Green Deal, hanno stravolto il mercato delle materie prime, che fra le altre cose, le materie prime e i prezzi dell'energia, che fanno parte delle materie prime ovviamente, sono uno dei contributor principali in termini di inflazione, specie in Europa, lo sono ovviamente anche negli Stati Uniti, però in maniera molto marcata, ecco, in particolar modo in Europa. Credi che in termini di inflazione abbiamo raggiunto il picco o ci sarà una, salita importante, proprio quello che ci dice la stessa BCE, la stessa Fed, insomma un po' tutte le banche centrali? Allora, io che per deformazione professionale tendo a non credere a quello che viene detto dalle istituzioni, che magari a volte perseguono delle altre finalità. Tanto per dirne una, adesso il ministro Cingolani, proprio in una agenzia di qualche minuto fa, ha detto che dobbiamo attenderci prezzi del gas in rialzo fino al 2023, e questo un po' disattendendo quanto detto fino a qualche settimana fa, che appunto sembrava che fosse solamente una questione di pochi mesi avere dei prezzi del gas così elevati. Quindi già dalle istituzioni sta iniziando a filtrare l'idea che questa situazione perdurerà per molto tempo. Quindi non bisogna credere, almeno questo quello che faccio io, tout court, a quello che viene detto dalle istituzioni. Quindi che la BCE ritenga che i rischi rialzisti sull'inflazione non ci siano, per me è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. La stessa Federal Reserve, il presidente della Fed, Powell, qualche settimana fa ha detto che il concetto di transitorietà dell'inflazione deve essere rivisto. Quindi, non è il Vangelo, possono sbagliare anche loro, e probabilmente la previsione sull'inflazione è stata probabilmente l'errore più marchiano che hanno commesso le banche centrali in questi ultimi anni, non prevedendo quello che sarebbe accaduto. Questo, secondo me, questo errore di valutazione nasce dall'aver sottovalutato questi due elementi che fanno parte del libro, cioè quanto la pandemia ha inciso sulle supply chain, nello spaccarle fondamentalmente, e due, quanto le politiche climatiche alimentino al rialzo il prezzo sia dell'energia sia dei metalli. Sull'energia, perché disincentivano gli investimenti in nuova capacità produttiva,
e sui metalli invece perché aumentano fortemente i consumi legati allo sviluppo della batteria elettrica, alle batterie elettriche. Quindi tutti questi elementi sono elementi che spingono al rialzo sui prezzi. In America abbiamo già un elemento di rialzo anche sui salari, l'aspetto salari manca ancora in Europa, ma io credo che sia solamente una questione di tempo prima che questo accada, anche perché dal mese di gennaio inizieremo ad avere degli aumenti di prezzo sui listini da parte delle imprese, cioè le imprese che in questi mesi hanno tenuto al loro interno, hanno assorbito al loro interno questo forte incremento dei costi produttivi, dal prossimo anno inizieranno a ribaltarli a valle. Quindi se non ci sarà poi una sorta di diciamo, aggiustamento anche sul fronte dei salari, mi attendo a questo punto una recessione dell'economia europea quasi certa a questo punto. Quindi, giusto per capirci, proprio adesso, prima delle riunioni delle banche centrali, è corretto anche per la BCE di, tra virgolette, retire, e cioè togliere questo termine transitorio in termini di inflazione? Quello che dovrebbero fare, non lo vogliono fare perché la verità è che sui salari bassi si tiene diciamo così, il sistema economico europeo. Questo è il punto chiave, per cui il loro terrore secondo me è quello che se iniziano a in qualche maniera aprire a un'ipotesi di salari in rialzo rischiamo effettivamente un qualcosa di maggiore, di più sistemico fondamentalmente. Quindi, ma a mio avviso non si potrà prescindere da questo, cioè la nuova Europa, il nuovo sistema economico europeo a mio avviso deve passare necessariamente per un innalzamento dei salari. Ecco, allora parliamo invece di, anzi veniamo al dunque, hashtag per favore a Materia Rara dalla regia, grazie ragazzi. Intanto vi faccio vedere, questo è il libro ovviamente, grazie Gianclaudio Torrizzi per avercelo portato, sono troppo fortunata perché potrò leggerlo il prima possibile, invece credo che sia disponibile anche su Amazon, possiamo vederlo anche qua. Parlaci effettivamente di che cosa ci stai raccontando all'interno del libro, ma soprattutto perché credo che si tratti di argomenti molto legati all'attualità e alla situazione quotidiana che stiamo affrontando effettivamente. Ma sì, allora il libro nasce fondamentalmente per spiegare quelli che sono stati e sono tuttora le ragioni dietro questo impetuoso rialzo dei prezzi che ormai da quasi 2 anni ci accompagna. Il motivo è perché nei miei incontri che io tuttora, diciamo così, conduco con i clienti o con le imprese, era molto forte, diciamo, l'incertezza su quali fossero effettivamente gli elementi a sostegno di questo fenomeno. C'era anche un approccio molto legato, non voglio dire al complottismo, però c'è chi diceva ma è tutta speculazione, questi rialzi non sono reali. Quindi fondamentalmente il libro nasce per fare un po' di luce su un mercato che soprattutto in Italia rimane un mercato molto di nicchia, perché gli specialisti nel comparto delle commodity siamo veramente in pochi, soprattutto per quello che riguarda i metalli e gli acciai, sull'energia già è diverso e quindi mi è sembrato in qualche maniera quasi doveroso fare un po', diciamo, di chiarezza su questo aspetto. Per approfondire proprio questi due elementi che non vengono tuttora considerati nell'analisi sui prezzi, cioè quanto la pandemia ha inciso sull'andamento dei prezzi delle materie prime e quindi quanto in realtà anche manovre di carattere politico siano, diciamo così, da considerare come responsabili di questo fenomeno. Se non ci fosse stata comunque la implementazione di 12.000 miliardi di stimoli fiscali, la maggior parte dei quali implementati negli Stati Uniti, probabilmente questo rialzo del prezzo delle materie prime sarebbe stato meno forte rispetto a quanto non abbiamo assistito finora. Se non ci fosse stato il Covid, anche probabilmente le tensioni sulle supply chain non ci sarebbero state fondamentalmente, o forse sarebbero state minori, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che viviamo oggi in un'epoca di deglobalizzazione, cioè in cui i processi di globalizzazione molto spinta che hanno caratterizzato l'economia mondiale negli ultimi 30 anni anche per la competizione tra Stati Uniti e Cina si sta sfarinando fondamentalmente. Questo ovviamente ha un impatto sull'offerta delle materie prime e quindi sui prezzi. Il terzo elemento è ovviamente legato alle politiche climatiche, di cui abbiamo tutti detto un gran bene qua in tempi non sospetti. Siamo tuttora, gran parte delle aziende abbracciano le politiche climatiche con grande zelo, con grande orgoglio, senza però considerare gli effetti collaterali di un'applicazione molto, molto, molto zelante di questi piani. Ma non è che c'è un po' troppo greenwashing in termini di aziende?
Sì, a mio avviso sì, c'è un po' anche un po' una moda fondamentalmente. Il punto certo. è che oggi per molti investitori avere il marchio green è una condizione fondamentale per investire in un'azienda. Però poi non per forza sono green, questo è anche abbastanza importante, ci devono essere a mio avviso almeno dei criteri molto precisi tramite quali appunto capire quale azienda effettivamente sia green e qua si viene comunque anche alla appunto regolamentazione molto concreta in questi termini. Assolutamente, ma noi dobbiamo capire che se effettivamente vogliamo abbracciare in toto le politiche green dovremo confrontarci con un prezzo del petrolio a 150-200 dollari nel futuro, a un rame a 15.000-20.000 dollari nel futuro, cioè questo vuol dire politiche climatiche. Quindi questo è l'effetto collaterale, non voglio dire che sia solo questo, ma è anche questo. Quindi siamo pronti ad accettare questo aspetto qui? Siamo pronti a pagare un gas stabilmente a 200 euro a megawattora? Perché il risultato è questo qui. E quindi questo pone un grande problema, secondo me, alle leadership europee in particolare, perché, ripeto, quelle statunitensi e quelle cinesi mi sembrano dotate di maggiore pragmatismo ed è stato anticipato nel libro anche il dietrofronte cinese che ci sarebbe stato sul fronte delle politiche climatiche. L'Europa invece vede nel green una sorta di, diciamo così, un elemento quasi esistenziale ormai è diventato e non si permette la minima, io non voglio dire che ci debba essere un dietrofronte clamoroso, ma una rimodulazione anche per stroncare il ruolo della finanza, perché oggi nel momento in cui apprendiamo che fondi speculativi iniziano a fare trading anche sui certificati di anidride carbonica, quindi sulle CO2, questo poi ha un impatto a cascata nella vita di tutti i giorni, perché ovviamente nel momento in cui un piano sul clima europeo riduce progressivamente le quote di allocazione gratuita delle CO2, tiene tesa l'offerta e quindi incentiva i fondi che fanno giustamente il loro lavoro a speculare al rialzo sui prezzi. Il problema è che se la CO2 prende e parte per la tangente e arriva, come è successo 10 giorni fa, a ridosso dei 100 euro a tonnellata, questo poi ha, assieme al gas, ha poi un impatto enorme sul costo della bolletta energetica, sull'inflazione e sul certo. potere d'acquisto dei consumatori. Ecco perché mi attendo che il prossimo anno avremo un rallentamento della produzione industriale in Europa piuttosto marcato. Ultimissima domanda prima di lasciarci proprio in una manciata di secondi. Qual è il messaggio che, ecco, che vorresti inviare a tutte le persone che ti leggono in materia rara? Ma il messaggio è quello innanzitutto di maturare effettivamente una visione globale del fenomeno, perché le materie prime sono state per anni un fenomeno di nicchia e sono destinate a rimanere, secondo me, nell'agenda anche dei policy maker europei, ma non solo, per molto tempo. Siamo davanti effettivamente a un cambio di paradigma che non è destinato a terminare in pochi mesi. Quindi prima, diciamo così, abbiamo consapevolezza di questo fenomeno e prima forse si riuscirà almeno ad adottare quelle politiche per compensare e attutire, diciamo così, gli effetti. Grazie mille. Gianclaudio Torlizzi, founder T Commodity, ancora un'altra volta, eccola qua, materia rara, potrete trovarlo anche su Amazon naturalmente. Grazie per essere stato con noi, grazie per la presentazione del libro e alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.